Cosa c'entra la marmellata con i pazienti ossessivi? Chiediamo subito, io non vedo pazienti ossessivi. Chiediamo meglio, non è che non vedo persone con diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo, anzi, ne vedo parecchie. Quest'anno è anche uscito un articolo mio con Michael Hoyt sull'Italian Journal of Mental Health, dove parlo anche di un caso di un paziente ossessivo trattato in una sola seduta. No, il punto non è questo. Il punto è un altro, il punto è che io ho una visione che si potrebbe definire non strutturalista o post-strutturalista e quindi non amo molto utilizzare le etichette diagnostiche. O, detta in altri termini, cerco di essere molto attento a come le utilizzo. Quindi io vedo persone che, utilizzando un sistema diagnostico nosografico categoriale, vengono definite come disturbo ossessivo compulsivo, aventi un disturbo ossessivo compulsivo. Però non è che vedo persone disturbate ossessivamente compulsive, non ci sono dei disturbi ossessivi compulsivi che posso toccare. Comunque non era questo l'argomento del video. L'argomento del video è la comunicazione con i pazienti ossessivi. Questa introduzione epistemologica costruttivista radicale mi sarà costata metà del video. Quindi dicevo, la comunicazione con i pazienti ossessivi. Non ce la faccio, devo mettere le virgolette, fa pure il gesto. Non ce la faccio, devo fare così. Perché la comunicazione con un certo tipo di persone, piuttosto che un altro, è peculiare, anzi potremmo dire che la comunicazione è diversamente peculiare a seconda del diverso tipo di persone che hai di fronte. E guarda che è una cosa fondamentale, perché non puoi prescindere dalla comunicazione in psicoterapia. Pensaci, qual è lo strumento principale che utilizzi da psicologo? Il colloquio. Quindi, essendo il colloquio, il dialogo, secondo te dovrai o non dovrai prestare estrema attenzione al tipo di comunicazione che utilizzi? Per esempio, nella nostra scuola di specializzazione in terapie brevi sistemico-strategiche facciamo molta attenzione a fare un lavoro sulla comunicazione. E è peculiare quella con, appunto, i pazienti ossessivi. Perché generalmente si tende a parlare con questo termine di persone che sono estremamente analitiche, razionali o, come direbbe Paul Watzlawick, che hanno un linguaggio da emisfero sinistro. E cosa comporta questo in terapia? Comporta il fatto che se tu non riesci a comunicare in un modo complementare a quello di queste persone, potresti rischiare di perdertele o di prolungare il lavoro terapeutico. E qui c'è già una cosa interessante, perché Milton Erickson già al suo tempo diceva parla il linguaggio del cliente, che è una cosa detta e stradetta e che però se non viene capita e utilizzata bene rischia di avere una falla. Infatti se con una persona estremamente analitica e razionale cerchi di andare costantemente sul suo territorio, rischi di perdere perché il suo terreno è più bravo di te, non riesci a giocare il suo gioco allo stesso livello. Perché lei è così, vive così, pensa così ogni giorno, ogni singolo giorno della sua vita. È il suo terreno, il suo campo, non puoi batterla lì, come diceva il maestro dell'arte della guerra, Sun Tzu. Allora, da me questa persona, che peraltro non aveva un doc, aveva però un modo di pensare estremamente analitico e razionale. Secondo te come ho parlato con lei? Ho iniziato a usare una serie di metafore, di analogie, di immagini, cioè usare quelli linguaggio evocativo di cui avevo già parlato nel video il linguaggio evocativo in psicoterapia. Iniziai a usare una serie di metafore, di evocazioni, di immagini, tutte cose di cui ho già parlato nel video il linguaggio suggestivo in psicoterapia breve, con uno scopo ben preciso. Sempre Watzlawick infatti direbbe che stavo cercando di bypassare il suo emisfero sinistro utilizzando per l'appunto un tipo di linguaggio immaginoso per poter arrivare più all'emisfero destro. Al di là dell'utilità di questa metafora, che cosa vuol dire nello specifico? Vuol dire appunto che con questo tipo di persona devi usare in buona parte, non totalmente, ma in buona parte, un tipo di linguaggio evocativo che vada oltre il suo schema abituale di pensiero e di comunicazione. Devi lanciargli messaggi che non possano essere facilmente analizzati e razionalizzati. Devi in qualche modo andare a scardinare il suo pensiero
schema di pensiero predominante. Bartlett probabilmente parlerebbe di schema cognitivo, Wittgenstein parlerebbe di gioco linguistico. Devi cambiarlo, devi andare a scardinarlo. Non dovrei andare a addentrarmi in ciò che direbbe o non direbbe Wittgenstein, perché poi mi incasino la vita. Ad esempio, qui veniamo alla marmellata. Ricordo che con questa persona le suggerì, per dirle di fare delle esperienze anziché pensare alle cose, le suggerì di mettere le mani nella marmellata. Ed è fantastico, perché ricordo ancora il suo sguardo perso mentre cercava di capire razionalmente che cosa volesse dire mettere le mani nella marmellata, perché ovviamente io non glielo spiegavo. Se mi chiedeva spiegazioni, lo rimandavo ad altre metafore evocative. Ovviamente non devi pensare che solo perché piace a te una figura retorica allora vada bene. Devi assicurarti che effettivamente stia portando te, la persona, alla terapia nella direzione che hai in mente, e ovviamente verso la risoluzione del problema, lo star meglio del tuo cliente. Quindi studiarsi il linguaggio evocativo è sicuramente un'ottima cosa da fare per imparare a comunicare con chi è troppo razionale, analitico, con chi tende a perdersi nella matematica piuttosto che nella pittura. Accanto ci potresti mettere anche una tecnica della confusione, che però è troppo complicata da spiegare in questo video, che puoi trovare però dentro il libro Le nuove vie dell'ipnosi, e che se vuoi ci faccio anche un video ad hoc. Insomma, il modo migliore per aiutare una persona incastrata in un modello di pensiero ossessivo, analitico, razionale è quello di scardinare proprio quel modo di pensare, e un buon modo di farlo è quello di passare da un linguaggio che spiega, che informa, che analizza, che razionalizza a uno che evoca.